Ciao a tutti, l'autunno sta quasi per finire, sta per iniziare l'inverno, che è la stagione più difficile per andare in bicicletta, e è una stagione che richiede un equipaggiamento particolare. Certo, il vestiario sicuramente, ma oggi non parliamo di questo, vediamo invece l'equipaggiamento della bici. Quello che rende necessario fare alcune modifiche alla bici o comunque equipaggiarsi in modo diverso sono essenzialmente due motivi. Il primo è che le strade ovviamente sono più scivolose, bagnate, eventualmente anche gelate, dipende da dove abitate, ma al nord sicuramente per almeno 2 mesi in prima mattina ci sono le temperature sotto zero. E quindi c'è meno aderenza, quindi bisogna stare attenti sicuramente, ma è ideale utilizzare dei copertoni specifici per l'inverno, così come è più probabile fare una foratura, ad esempio, perché le strade sono più sporche, ci sono più detriti sulle strade, quindi più facile forare. Il secondo riguarda la durata della propria bici, del proprio mezzo. Chiaramente in condizioni difficili di umido, quindi pensate o di pioggia addirittura, pensate alle biciclette con i freni tradizionali che le piste frenate si sporcano, si bagnano, chiaramente tendono a rovinarsi più velocemente, ma anche le bici con i freni a disco, i dischi bagnati si rovinano più velocemente, così come anche si consumano le pastiglie. Ma anche e soprattutto in caso di ghiaccio. Perché buttando il sale sulle strade, l'ANAS, Servizio Strade, migliora sì la situazione, ma come voi sapete, il sale quando si scioglie in acqua crea una miscela molto corrosiva, per cui è un peccato andare su strada con i materiali più pregiati, più belli, più leggeri e anche più costosi che abbiamo magari per l'estate o per le gare. Allora, come fare per pedalare comunque tutto l'inverno in modo ottimale? Allora, potendo si potrebbe avere un muletto, quello che si chiama muletto, cioè una seconda bici, magari di minor valore o più vecchia, da utilizzare solo nei mesi della brutta stagione. Non sempre si può, chiaramente. Allora, quello che consiglio io è utilizzare un secondo set di ruote. Allora, secondo set di ruote può essere utilizzato sulla bici da strada per preservare le ruote più belle per la stagione estiva. Allora, qui vi faccio vedere le Fulcrum 6 Disc Brake che ho già presentato in un video precedente. Queste ruote sono innanzitutto robuste, sono adatte anche a tubeless e quindi si può avere anche il beneficio di evitare le forature grazie al lattice nel tubeless, che come sapete i tubeless con lattice sono più resistenti alle forature rispetto a un copertoncino con camera, e inoltre per minuscole forature non ci se ne accorge neanche, non occorre fermarsi perché il lattice la repara automaticamente. Queste sono per disc brake, quindi frena disco. Voi direte: beh, ma con la bici frena disco non rovino le piste frenate anche delle ruote belle d'inverno. Certo, è vero, però così è possibile montare, ad esempio, qua dischi più economici. E soprattutto quando sulla bici bella avete ruote in carbonio, il sale rovina la superficie laccata del carbonio, quindi io sconsiglio sempre l'uso delle ruote in carbonio quando ci sono le strade con il sale, quindi strade gelate. A maggior ragione questo discorso vale chiaramente se avete una bici con i freni tradizionali. Allora, quale strategia usare? Allora, potete avere la bici da strada e due set di ruote, oppure ora che la gravel è un fenomeno che ha preso molto piede, sicuramente molti di voi avete la gravel, l'idea potrebbe essere quella di sfruttare il largo passaggio a ruota che hanno le gravel per scegliere contemporaneamente, oltre a una ruota diciamo da battaglia invernale, anche un copertone molto più largo. Ora fortunatamente esistono tanti copertoni stradali, quindi da asfalto lisci, di una misura molto larga. Quella che vi faccio vedere ora sono anche italiani, sono i Pirelli Cinturato. Pirelli Cinturato perché li ho scelti per questo lavoro? Perché sono disponibili in versione tubeless, quindi questi sono tubeless, e sono disponibili con dimensioni molto larghe. Questo è un 32 mm. Chiaramente
misure così larghe vanno bene su gravel, oppure bici da strada con freno disco con passaggio ruota sufficientemente largo, quindi verificate prima sul vostro telaio se si possono montare. Bene, quindi ora andiamo a vedere un attimo da vicino questi copertoni, poi vediamo com'è il montaggio su queste ruote. Ammetto che è la prima volta che li utilizzo, quindi vedremo se vanno su facilmente, inoltre se tallonano facilmente con la pompa o no, e quindi poi saremo pronti per l'inverno. Bene, apriamo insieme allora la confezione di cinturato. Come vedete, la confezione è anche bella grande perché il copertoncino è grande, quindi occupa spazio anche da piegato. Qui naturalmente sono indicate le istruzioni per il montaggio con il lattice, solito, niente di speciale. Ecco, e la tabella delle pressioni. Allora, vediamo. Essendo copertoni così larghi, vediamo la pressione consigliata. Con un peso del ciclista, allora, questi sono i 32, vediamo. Non è neanche indicata la pressione per i 32 qua, vediamo, hanno, ecco qua sicuramente la Pirelli, almeno sulla scatola dei 32 doveva indicare la pressione dei 32, invece arriva fino a 28. Allora, quelli 28 consiglia per un ciclista di 70 kg 5,3 bar, io quelli da 32 consiglio 5 bar 4,8 per tubeless, poi in base al vostro peso. Sicuramente è un copertoncino comodo, non pensate che sia un copertoncino veloce, perché comunque è pesante anche essendo così largo, ma il nostro scopo non è quello di avere prestazioni pure durante l'inverno, ma quello di andare via sicuri, con poco rischio di forature e poter pedalare per tutta la brutta stagione. Ora, il copertoncino è bello spesso, anche si sente la parte del battistrada, quindi dovrebbe avere anche una lunga durata e una buona protezione dalle forature anche sui fianchi, sento è abbastanza rigido. Vediamo quindi come viene montato, se è facile da mandare su o no, perché come sapete i tubeless sono leggermente più duri da installare perché sono leggermente più stretti visto che devono far tenuta. Vediamo in particolare come funziona la coppiata con le Fulcrum Racing 6DB che hanno un canale di 20 mm, quindi sono assolutamente in linea con quelle che vanno per la maggiore che sono dei 19-21 mm, quindi secondo me rappresentano bene un caso medio che potrebbe, come esperienza, potrebbe rispecchiare quella anche su altre ruote. Allora, il copertoncino ha un senso di rotazione indicato sul fianco, quindi vediamo di inserirlo dritto. Allora, l'ho visto prima al segno, ecco, rotation, quindi va montato così. Allora, utilizzo il trucco di inserire la valvola per ultimo, il punto della valvola per ultimo, perché di solito rende tutto più facile. Allora, il primo fianco è entrato, non è stato dei più facili al momento, vediamo come sarà il secondo. Controlliamo sempre che sia bene in profondità nel canale.
mi aiuto con la leva. Ecco qua. Allora, non è stato dei più facili, ma neanche impossibile, devo dire, trattandosi di un copertoncino nuovo. Di solito, quando sono così ben precise a misura, poi ci facilitano la tallonata. Quindi io ora sono fiducioso che con una semplice pompa a mano io riesca a farlo tallonare. Proviamo allora. Consiglio di tenere la ruota sollevata in modo da non gravare sulla parte inferiore. Sento che sta gonfiando, probabilmente tallonerà. Sì. Ecco qua. Bene, allora, il secondo copertoncino è andato su molto più facilmente della ruota posteriore. Quello che però ho notato con tutte e due è che rispetto ad altre marche che ho provato, principalmente Schwalbe e Hutchinson, la tenuta non è perfettissima sui cerchi. Non penso sia un problema, perché quando fa così la schiuma del lattice vuol dire che sta chiudendo le fessure tra il canale e il fianco del cerchio. Comunque quello che consiglio è di scuotere bene 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 la ruota e di non lesinare col lattice nel primo montaggio. Io ho messo 70 millilitri per queste ruote, quindi dovrebbe essere assolutamente sufficiente. Sicuramente prime volte che lo utilizzate controllate spesso la pressione e vedrete che poi quando si sarà assestato bene e il lattice avrà fatto tutto il lavoro sull'intera circonferenza, non avrete più perdite. Va bene, quindi per oggi è tutto e arrivederci al prossimo video.